L'Inter sta lavorando per cercare di risolvere il prima possibile la questione legata a Skriniar, che però, evidentemente, non sarà l'unica su cui mettere la testa nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. È palese, chiaro, Marotta avrà il compito anche di analizzare il modo in cui la rosa potrà essere migliorata senza svenarsi a livello di spese. Dunque consentendo a Gian di non dover complicare ancor di più la situazione legata al bilancio. È per questa ragione che al netto di qualche colpo di scena che comunque ci aspettiamo più in vista dell'estate che a gennaio, la maggior parte delle operazioni invernali dovrebbero svolgersi su nomi sostenibili. Allo stesso tempo, comunque, Marotta, come abbiamo ripetuto diverse volte, non si lascerà scappare le occasioni che il mercato metterà sul tavolo. Una di queste, secondo quanto viene riportato ancora una volta dalla Gazzetta dello Sport, arriva direttamente da Torino, dove l'Adner Azzurro starebbe attenzionando uno dei pupilli storici di Massimiliano Allegri. Dopo averlo portato in bianconero, quando vestiva la maglia della Fiorentina, adesso Marotta potrebbe tornare alla carica per Cuadrado. Non è un nome che infiamma nessuno, ovviamente. Ma è una notizia, su Città Celeste. It ne avevamo già parlato la scorsa settimana e adesso arrivano conferme molto interessanti anche da una fonte molto autorevole come la Gazzetta dello Sport. In vista del prossimo anno, l'Inter potrebbe cercare di portarlo a Milano a zero, considerando che ancora non c'è nessun accordo per il rinnovo con la vecchia signora. Intendiamoci, si tratterebbe di un colpo utile ad allungare la rosa e a dare sempre più solidità alla squadra allenata da Inzaghi. Il centrocampista di proprietà della Juventus, Paul Pogba, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la cerimonia dei Golden Boy Awards. Quanto manca uno come Paul Pogba alla Juventus? Risposta scontata. Le caratteristiche del centrocampista ex Manchester United potrebbe rappresentare una svolta per la vecchia signora, da gennaio in avanti, sperando che possa tornare al 100% della forma fisica. Il rinvio dell'operazione per l'infortunio al menisco si è rivelato una scelta poco produttiva, tant'è che il classe 93 sarà costretto a saltare il mondiale in Qatar. Ora Pogba prosegue il lavoro con lo staff medico bianconero, al fine di rimettersi agli ordini di mister Massimiliano Allegri il prima possibile. Presumibilmente, sarà difficile rivedere quel calciatore meraviglioso che ha incantato tutti durante la prima esperienza in Serie A. Ma, indubbiamente, parliamo ancora di un elemento potenzialmente più che valido, condizione fisica permettendo. Stasera il francese, inoltre, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della cerimonia dei Golden Boy Awards. Premio assegnato anche a lui in passato, se mi ricordo quel momento? Certo è un po' mi manca. È un bel ricordo, Pogba, poi, esprime pubblicamente tutta la sua voglia di alzare altri trofei, vincere qualcosa ed essere un Golden Boy per me era un sogno. Penso che lo sia per ogni giovane calciatore. E, poi, è una strada ancora lunga, perché voglio continuare a vincere. Stare qui è sempre un piacere per me. Voglio vincere ancora di più, il mio obiettivo era questo. Secca la risposta alla domanda riguardante la sua tenuta fisica, sto meglio, diciamo meglio. E non poteva mancare una parentesi legata all'avvocato Raffaella Pimenta, lei è la mia seconda mamma. Mi ha fatto diventare un uomo, con delle responsabilità. Grazie a lei ho capito molte cose del calcio e della vita.
Parliamo di una persona molto importante per me e per la mia famiglia. Infine, Pogba racconta un aneddoto su Mino Raiola: mi ricordo quando ero giovane e Ferguson voleva farmi firmare il rinnovo col Manchester United. Poi è arrivato Mino, ha guardato il contratto e ha detto: non lo farei firmare neanche al mio cane. Paul, alzati e andiamocene.